Si scalda, se tu tira che si scalda. Viene la partita questa volta per tutti e tutti. Adesso il sonnisco che noi passerà il super corso di gara. Le prime due posizioni, per non ribadirlo, sono di fondamentale importanza. Partono in forma solare questa volta i concorrenti della seconda batteria. L'inizio delle morti di Tempino alla testa della gara che ha guadagnato anche un bel margine di vantaggio che è importante nello svolgimento di un giro di percorso. Siamo alle battute finali del Clarino. Viene ammonito la prova anche per i concorrenti della batteria numero 3. Siamo alla fase conclusiva. Alla volata finale, dopo l'arrivo. Partita anche la batteria numero 4, la vedete in città di piedi e ricca. Il percorso. Correnti che stanno per chiudere la propria prestazione, la propria prova e per i primi due la possibilità di proseguire arrivando direttamente alle 6. Paolo! Prova che è partita in questo momento. Gara utile a selezionare i primi due finalisti della prova sprint riservata alla categoria ragazzina. Atleti che stanno iniziando con ottima andatura in maniera sufficientemente raggruppata e con il sprint conclusivo la loro volata finale e la loro sul traguardo in questo momento. Ancora batteria numero 2. Parte in questo istante la 16 numero 2 ai ragazzi nostri 300 metri sprint, gara che ha il compito di definire e consegnare i rimanenti finalisti di questa prova di velocità. Il curva con brivido in questa fase della gara, siamo in cifre in questo momento pronti per la volata finale del Clarino che chiude non solo bene la partenza anche per Magion Magis, Fassioni e Frise alla testa in questi primissimi metri si porta Magion Lorenzo e posto a parte di loro di questa, ma come possiamo dire ben intenzionato per tutti gli altri finalisti a dare battaglia fino alla fine calorati in modo molto molto avvicinato per questa immagine di più. Siamo in fuga, vediamo ora l'uscita per la volata finale dove si aprirà il motore di Pernica con il tempo di giusto su pesato del territorio di Lugo.